Oggi siamo qua su We Party You, ovviamente in compagnia di mio padre. Ciao! Però ragazzi, vi devo dire una cosa importante prima di iniziare questo video, ancora più importante. Perché? Perché di solito ovviamente noi We Party facciamo soltanto in due, ma invece oggi è una cosa particolare! Oltre che mi sta venendo a starno dire, c'è un'altra persona con noi, mia sorella Alicia! Ciao! Ui, ok, quindi mettete un mi piace solo perché siamo riusciti a convincere Alicia, anche se adesso in questo momento sta al telefono, ma non importa. Allora, praticamente, prima di iniziare, volevamo fare questi giochi particolari, che sarebbero dei giochi in casa, che come potete vedere sono da 2 a 4 o addirittura, come quasi tutti, da 3 a 4. Quell'altro non funziona, Alicia, quindi lascia stare, sei impazzisce. Perché non c'è niente da fare. Noi in realtà volevamo iniziare con portatori d'acqua. Perché non funziona? Perché comunque volevamo fare questo, quindi magari ne facciamo due a insomma facciamo. Ma non può giocare. Aspetta, facciamo io Alicia, poi magari io papà, insomma eccetera eccetera. Comunque vai, cominciamo un attimino. Cominciamo lei? Però sì, poi si vede il gamepad. Quindi tu togliti da lì che dobbiamo mettere. Sì, ma non si vede il gamepad. Non fa niente. Comunque voi appunto non vedete il gamepad, però tranquilli, non vi perdete niente. Ok, lo mettiamo qui, lo metto di qua, vieni Alicia. Siamo un po'. Ok, sì, abbiamo capito. Vale. Praticamente da queste immagini potete capire come in realtà sta posizionato il gamepad. È uguale. Vedete, alla fine, così non si vede quello. Tac. Ok, comunque vedete che noi stiamo portando appunto l'acqua lì. Ora, abbiamo provato prima, a me non mi funzionava sinceramente. Da distante alla TV, non troppo distante, in realtà noi, però. Vabbè, dai, clicca! Ok. Ancora, basta, sì. Io devo stare qui, perché se no non mi va. Ok. Guardami! Ok. Quindi devi raccogliere l'acqua dal gamepad. Ok, vedete? E versarlo. È fighissimo comunque. Ok, ora a me non funziona fortunatamente. Ok. Dice la parola per prima. Nene! No, vinci tu. Per poco. Ah no. Sì! Per poco ho vinto io, incredibile! Ok, Quindi chi riempie più le. Diciamo, sì. Fino a quella linea. La scodella, non so. Ok, visto che comunque ho vinto io, ora faccio contro papà. Sempre così? Sì, ci proviamo, dai, facciamo una specie di torneo, però vabbè. Dobbiamo vedere anche gli altri. Allora, facciamo così e cambiamo personaggino. No, cambiami. Ecco, Arsenio, okay. Ok, io mi metto sempre di qua, se no io faccio per te, tu fai per me. Sì, ok, qui ovviamente ci spiega sempre le cose. Perché bisogna stare attenti. Che se si rompe il gamepad, addio Wii U. Ok, attenzione al ginocchio, magari influisce. Ok, quindi dobbiamo intanto vedere, mi sa, le cose belle sul gamepad per vedere. Ok, così sono le posizioni. Ok, vai. Perfetto. Dai. No, l'ha presa pochissima. Vai. No, ma io ancora stavo. Io stavo con la testa giù! Ma mannaggia, Io sono stato molto razzo. Comunque. Ora vediamo anche gli altri giochini. Molto velocemente. Vediamo anche gli altri giochini carini, perché comunque sono molto belli. E possiamo giocare in tre. Quindi perfetto. Aspetta. Andiamo sempre giochi in casa e indoviniamo. Non serve l'altro. Allora, volevamo cominciare con indovina la smorfia. Non puoi cominciare con quello. No. Ok, allora cominciamo con disegnini quiz. Qua ogni giocatore deve fare un disegno sul gamepad, ma uno solo verrà dato un oggetto diverso. Bisogna poi capire quale disegnino è diverso dagli altri. Quindi tre. Ah, un altro.
Ok ragazzi, siamo partendo di cattiveria. Vedi come entriamo nello studio, non so, qualcosa del genere. Ma benvenuto alle banane, ok. Casuale, mettiamo. Non mi ricordo come disegnare. Ah ok, inizia Pablino. Dobbiamo disegnare quello che ci dicono. Quindi praticamente noi disegniamo, ma voi mi sa, credo, che scoprirete quello che disegniamo soltanto dopo. Devo disegnare io? Sì. La penna? Vediamo la prova. Noi mi sa che meno che non vediamo perché non è giusto. Ok, clicca. Ok, vedete che il Papino sta disegnando, sa che infatti noi che guardiamo la TV vediamo, è soltanto Papino che sa per disegnare. Io ancora okay. Non disegno però. Una, sì, sì, una faccia inizia. Molto seria, vedo. Via il disegnino. Lo faccia... devo fare a caso? No, quello che ti dice. Una faccia seria, vedo, ragazzi. Dai, sbrigati che c'è 8 secondi. Ok, no, è bellissimo, raga. Guardate come fa. Ci so, poi ci pensa anche. Ok, è finito il tempo. E ora tocca a lei, no, tocca a me o a te? No, tocca a te, vai a lei e vediamo, appunto noi comunque poi dobbiamo scoprire quale disegno è solo diverso. Ad esempio noi dobbiamo disegnare, io disegno un pomodoro, papà disegna un pomodoro, invece Alicia disegna, non so, una mela, dobbiamo capire gli altri appunto. Ma scusami, questo è quello che, le indicazioni che diciamo fa il gamepad a lei, è lo stesso mio. No, perché può darsi che a voi è uguale, a me è diverso, a noi è uguale, a lei è diverso, a te è diverso e a noi è uguale, capito? Non lo so, magari è il mio diverso, magari è quello da Lisa. E noi dobbiamo indovinare quello degli altri, giusto? E quello che è diverso, quello che secondo tra i disegni, se vediamo che tipo una mela, zucca, si vede che la zucca mia è diversa e allora... Oh. Quindi ci sei voi, che devo disegnare, scusa? Che devo disegnare sopra? Come te lo dice? Io pure, non ci ho capito niente, comunque. Vabbè. Piano piano. Ma non so già come mi piace. Ti piace? Ok. 15 secondi, porca miseria. Forse... Io l'ho fatto. Appare? Io ho fatto poi un disegno stilizzato. Ma poi appare? Sì, appare adesso. Vai. Ok, dov'è il mio? Ok, eccolo qui. Noi dobbiamo adesso decidere. Ok, cliccate sui vostri telecomandi. Vai. Questo è il mio. E chi è stato dato un soggetto diverso da disegnare? Questo è il mio. Sì. Ok, questo è d'Alicia. E questo è di Papà. È uguale, secondo me tutte e tre uguali. No, infatti, qual è il disegno differente secondo voi? Ma così non ci ho fatto gli occhi. Non lo so. Cosa è diverso? Ah, è tuo, secondo te. Ehi, boh, penso di sì, non lo so. E che non lo so. Non lo so, perché a me mi sembra che, non so, là, il disegno d'Alicia stia mangiando un gelato. Io pure sto. Quindi, secondo, a me è una cosa totalmente differente, quindi secondo me è il suo. Ora non lo so. Sì. Vediamo. Ma lo rifacciamo perché devo disegnare bene. Che è mio! Il mio! Che roba è? Gesù Cristo. Ragazzi, una ragazza che non gelato! Ma non ho gelato! Poi ho fatto un maschio senza capigli! Sembra una croce messa, vedi, le gambe! No, ho fatto questo tipo cosa alla sì, fine. Sì, infatti sembrava un piccato. Boh. Ma come un piccato? Ma questo fatto, di capelli, a me ha detto disegna un ragazzo con un gelato. A me è una ragazza con un gelato. Boh. Ah, beh, ma tu hai una tromba. Okay. Una tromba quella. Ma io che ne potevo sapere. No, vabbè. Era una ragazza con un gelato, quindi pure tu devi fare la pelata. Una ragazza. Ah, ok. La si fatta pelare. Ma poi non c'ha le gambe, c'ha due braccia tu. No, non proprio braccia. Non. Ho avuto tempo. Ok, non quindi ho capito che dovevo fare perché non ci ho mai fatto. No, sono tre prove. Seconda prova. Non ho giocato. Mi sa che è sempre a te inizia, quindi 0-0-0 tutto a 0. Ok, la tocca penna... sempre a te. Stai sempre qua. Qui. Pensavo non lo so, io pensavo che era la Alicia. Ho detto la mia è la tromba, Alicia si è congelato. Diamo quello. Invece era il figlio. A papà non si capiva. Sono andata per esclusione, capito? Ho detto papà non si capisce. Io ho detto vabbè, è un maschio. Sarà quello. Invece vediamo tanto il Papino disegnare di cattiveria pura. Invece tu sembrava un gelato, non sembrava una cosa. Boh, io ho fatto una cosa alla fine per far capire con dei cosini strani. Non lo so, penso che resti fatto. Trovo nei tasti. Dammi la penna. Non saprei, sinceramente. Però comunque questo giochino mi piace molto. Quindi se lo volete diciamo sono rivedere. Tre prove?
sono due Se lo volete rivedere, anche perché secondo me, anzi secondo noi è molto simpatico come gioco e ogni volta è diverso, quindi potete anche rivederlo. Quindi intanto vi dico che se volete vedere un altro episodio di questo Wii Party in generale, comunque anche questo minigioco, lasciate 30 mi piace e a 30 mi piace facciamo un altro ok. Ta-ta-ta-ta. Ho paura, ragazzi. Comincia a disegnare. Ok, no, mi devo mettere. Comincia a disegnare. Io ho fatto un bellissimo disegno e voi. Oddio, no! Se no. Non si cancella. Ok, l'ho fatto. Ci mancano 8. Questo lo cancello, questo lo cancello, questo lo cancello. Ok, ragazzi. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Troppo poco tempo, cavolino. In realtà, potevo fare un'altra cosa che si capirà di più. Vediamo, le nostre risposte. Vai. A me non fate caso, è che è questo in realtà, è quello sotto perché l'ho cancellato perché era tipo tutto sbagliato. Ok. Ma che cos'è quello? Un coltello? Sì. Vabbè, tipo qua. Secondo me è questo. Secondo me è questo. È quello di Alicia diverso, secondo me. Sì. Perché a me ha chiesto una mela. A te? Zitto però. No, beh, ormai. Vabbè, comunque vediamo quale è diverso. Secondo me quello da lì, perché c'è un coltello. Ecco, appunto. Ok. A te invece che ha chiesto un pomodoro, vedi, a noi una mela. Se fa più. Ricchiappi. In realtà volevo disegnare proprio il gatto nostro mela. Però, ok. Ok, quindi comunque abbiamo indovinato tutti e siamo in realtà pari. Tutti uguali. Quindi, sì, perché la prima non l'abbiamo indovinata. Quindi chi vince qua ha vinto la sfida. Ok, tocca a te. Anche se comunque secondo me è più un gioco più divertente che una sfida principale. Ok, vai, premete. E tocca a te, mica. No, beh, devi premere l'altro. Ok, comunque mi piace troppo il cosino, il personaggino che fa proprio di cattiveria. Lo sai che mi sembra, Alicia? Uno stilista tutto serio che vestito poi in quel modo sei proprio quello, con gli occhiali da sole, fighissimo. Sei proprio più uno stilista, capito? Perché pensa, dice, come lo faccio qui? Non lo so se ho fatto una cosa niente. Cioè, ok. Non lo so, vabbè. Ora vediamo lei se all'opera un'altra stilista. Un po' strana come. Come domanda, per disegnare, non lo so. Anche perché soltanto la persona che sta disegnando sa, perché comunque neanche voi che state guardando questo video sapete di preciso che cosa stiamo disegnando. Sì, una domanda che un po' difficile, secondo me la stessa cosa l'hai chiesto a te, secondo me. Vediamo. Praticamente noi abbiamo il gamepad in mano. Tra le mani, ce lo passiamo e praticamente cos'è ovviamente... un bulbo adesso? Sì. Che merda è? Ok, forse sì, però è fatto capire stupida. Forse so che cos'è. Vabbè. Oddio. Cosa ho disegnato? Ma che cos'è? Vabbè, non dire niente. Veramente ognuno di noi non sa quello che sta disegnando. Infatti. Lo faccio con qui. Io ho disegnato, non so, una specie di cosa sta. Ecco, hai disegnato. Non lo so. Ok. Ok, vi chiedo che quello di strano è di papà quello diverso. Credo che si capisca che è quello diverso. No, invece. Come no? A te una banana, palesemente una banana. Non è una banana. Come no? È una testa d'aglio. Ma è una banana, l'aglio! L'aglio è come l'ho fatto io! E il mio era diverso! No. Ma tu che cavolo hai disegnato? Un bulbo di tulipano! Allora abbiamo fatto una stronzata! Ma che cos'è un bulbo di tulipano? Io non lo so! Io in realtà ho visto! Cioè, prima di... Allora devi fare il contrario! Prima di nascere praticamente, verde! Invece adesso... Ma io mi sapevo! Un bulbo? Allora ragazzi, io sinceramente ho visto con la coda dell'occhio un coso da ricetto. Hai visto un bulbo, quello che ha disegnato Alicia? No, e quindi ha fatto quello che ha fatto Alicia. Allora, ha detto, disegna una testa d'aglio. Poi, a fine, siccome c'ho pochi secondi, ho detto, non è che ho letto male, disegna una testa d'asino, invece era aglio. Però ha fatto solo uno spicchio d'aglio, capito? Ecco perché... Quindi ha vinto papà, ragazzi! E infatti! 40 a
10, ma io non potevo immaginare. Tu sei una banana. E quindi ha vinto la pau. E vai. Per fortuna non devo disegnare. Ok, va bene, dai, comunque ragazzi, ci ha portato un po' di tempo questo minigioco, ma comunque nei prossimi episodi magari vediamo gli altri che non abbiamo potuto vedere, come caccia amiche, magari potrebbe essere carino, e indovina la smorfia, conosci i tuoi amici, non lo so. Comunque, se ovviamente volete un altro episodio di We Party You, lasciate 30 mi piace e poi ne faremo un altro, magari ovviamente tutti e tre insieme. Sì. Quindi, io direi che possiamo fermarci con questo episodio. Lasciate mi piace, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti.